Siamo con Stefano Di Grazia, consigliere comunale del PDL di Aversa. In queste ore ci sono una serie di incontri per la definizione della nuova giunta Saiocco. Consigliere, il suo gruppo, il PDL, si sta riunendo per definire le linee per dare la possibilità al sindaco di varare la nuova giunta. Che tipo di percorso state seguendo? Ci siamo visti con il gruppo consiliare e con il segretario, l'architetto Golia, ci siamo visti l'altro ieri sera presso la sede del Popolo della Libertà e abbiamo intavolato un discorso tra diciamo un po' il gruppo consiliare. Da questo incontro, che devo dire la verità, ma veramente sono sincero, ho letto su qualche giornale di eventuali litigi che sarebbero stati, avrebbero visto protagonista alcuni amici, che smentisco categoricamente, anzi ho trovato una piena collegialità, una piena democrazia, e devo essere sincero, sono rimasto veramente contento e soddisfatto di come è andata la serata, anche se devo dire la verità, abbiamo fatto questo incontro, però il collega consigliere Tozzi, che era appena arrivato, ha avuto una telefonata per un problema familiare, è dovuto andare via subito, praticamente non ha partecipato a questo primo incontro. Come dicevo prima, un incontro veramente interlocutorio dove ognuno di noi ha praticamente dato un suo contributo in un'eventuale linea da seguire da parte del partito. Quindi dalle tre posizioni che dovrebbero, diciamo, toccare al Popolo della Libertà, io perlomeno ho dato ho dettato un percorso in un'eventuale scelta di tre assessori. Poi qualcun altro, per un suo percorso, ha chiesto eventualmente di poter scegliere due assessori col Presidente del Consiglio. Quindi è stato un incontro, devo dire la verità, interlocutorio, però non è stata presa nessuna decisione, questo ci tengo a dirlo. Il gruppo PDL si divide, possiamo dire, semplificando, in tre anime: l'anima ex AN, l'anima che è riconducibile al segretario cittadino Golia e al senatore Giuliano. Poiché siete in sette, lei è l'ago della bilancia. Ma io devo dire la verità, l'ago della bilancia proprio non direi, nel senso che io faccio capo a un mio gruppo che mi supporta da una decina d'anni, che mi sta vicino in ogni momento, oltre che elettorale, anche a livello di amministrare proprio la città. Io sono equidistante da questi due eventuali gruppi che dite voi, il gruppo degli amici degli ex AN e il gruppo che fa capo al senatore Giuliano, quindi attualmente io sono equidistante e ripeto, opero solo per il bene del territorio, come anche tutti i miei colleghi. Io sono indipendente, facente parte del Popolo della Libertà. Poi, se un giorno io opterò di aderire a qualche gruppo, questo lo comunicherò io personalmente ed ufficialmente. Saranno assegnate nel momento in cui ci sarà la nomina della nuova giunta anche le deleghe per i consiglieri comunali. Lei per anni si è occupato del metano anche con buoni risultati. Gradirebbe eventualmente una delega su questo settore? Devo dire la verità, non mi dispiacerebbe continuare in questo percorso che ho iniziato un bel po' di anni fa, grazie anche al sindaco Ciaramella, e devo anche dire grazie al mio caro amico l'ex vice sindaco, l'assessore Nicola De Chiara. Quindi io praticamente ho iniziato quasi da subito questo percorso per questo servizio importantissimo per la nostra città. Oggi siamo arrivati a circa 11.000 allacciamenti, circa 10.000 utenze attive nella nostra città. Che voglio anche precisare una cosa: oltre al servizio alla nostra città, che è un servizio in metano importantissimo per il riscaldamento, per le attività domestiche, il comune di Aversa da questa attività ne guadagna economicamente, perché noi abbiamo una percentuale sugli introiti da parte dell'area del gas concernente. Ogni contatore attivo ad ogni anno, oggi il comune di Aversa incassa circa 12 euro a utente attivo e incassa circa 200 delle vecchie lire su ogni metro cubo di metano erogato, quindi è un'entrata che di questi momenti è importantissima, è un'entrata economica di un certo spessore, quindi mi farebbe piacere eventualmente. E poi io sono uno che sono abituato a fare politica tra la gente e con la gente, quindi non è una frase fatta ma è la verità. Poi io mi occupo da tanti anni anche di problematiche di pubblica istruzione, lo sport,
la cultura, che ho fatto parte degli ultimi 5 anni della commissione consiliare sport, cultura, spettacoli, rapporti con le università. Quindi io diciamo avrei questa intenzione, poi eventualmente poi all'interno del partito ne discutiamo di queste cose.